tra poco approfondiamo il tutto. Saluto Franco Chiocchio che è qui vicino a me. Ciao Franco. Ciao Giacomo, buonasera a tutti. Buon lavoro anche alla ITA 77, a Pietro Sollecchia che guida il tutto dalla regia. Partita praticamente fondamentale per il cammino degli azzurri, Franco Chiocchio. Eh sì, nella qualificazione hanno vinto tutti e due con il Kosovo, deve assolutamente far suo il risultato oggi in casa. Non sarà facile perché la Romania è una squadra anche fisicamente, come si è presentata, in perfette condizioni. Noi abbiamo qualche defezione, però ci dobbiamo provare. Questo intanto è il cartello che ci riepiloga un po' la situazione. Naturalmente queste sono le due partite Italia dell'Italia, sì, e Romania che hanno vinto le loro gare. Sì, hanno vinto per differenza reti, la Romania è più avanti, quindi conta anche vincere, e vincere con uno scarto superiore. Non sarà facile, ripeto, perché la Romania è di un buonissimo livello, però l'entusiasmo che si è trovato qui a Conversano potrebbe aiutare i nostri ragazzi a fare una partita importante. E dunque è tutto pronto per gli inizi, gli inni nazionali che tra poco ascolteremo dopo la presentazione delle due nazionali. Torna dunque la grande palla a mano qui in Puglia al termine della stagione che ha visto ancora una volta protagonista una squadra pugliese, la Junior Fasano, che è arrivata in finale scudetto, finale poi persa con il Bolzano. Di sicuro però Franco Chiocchio, si conferma la grande tradizione qui di questa disciplina. Sì, soprattutto è tornata molto più molto in alto anche la femminile, vincitrice di scudetto proprio qui a Conversano, anche a livello giovanile, quindi è sempre un bacino molto molto importante nella pallamano italiana qui a Conversano. Quindi adesso le presentazioni delle due squadre, con l'Italia che adesso sta salutando il pubblico che ha raggiunto qui l'impianto di Conversano che ha fatto registrare anche la vittoria dello scudetto femminile nella pallamano. Sì, nel femminile, dicevo prima, è stata molto, anche a livello giovanile, under 18 è stata campione d'Italia, presidente Roscino che praticamente ha rimesso in sesto sia maschile che femminile in un'unica società, cosa molto importante, e ha progetti molto molto buoni anche per la maschile. Di sicuro però adesso è la serata azzurra, Italia che deve provare a vincere. Poi domenica ci sarà il ritorno in Romania e di fatto sono queste le due partite che decideranno il tutto, con la gara qui di Conversano che diventa davvero davvero fondamentale, perché è evidente che riuscire a superare in casa la nazionale rumena significherebbe poi andare lì anche con uno spirito importante per potersi giocare la qualificazione al turno successivo, ai playoff. Adesso gli inni nazionali cominciando da quello rumeno. Adesso il nostro inno, l'inno nazionale italiano. Mister Marco Policincio e Mister Diane Marco Vincio.
Conversano dunque per la nostra nazionale Romania, che dal 2011 di fatto non ha avuto importanti risultati, non ha centrato qualificazione a grandi appuntamenti, e c'è stata anche l'eliminazione dalle qualificazioni agli europei del 2016. Vediamo la formazione rumena come si schiera quest'oggi, fermo restando comunque la potenzialità di una squadra che ha comunque sempre una storia importante in questa disciplina. Ecco Franco Chionchio. Beh, sono tantissimi giocatori, soprattutto 5-6 che giocano all'estero, 3 in Francia, 1 in Germania e l'altro in Polonia. Struttura fisica importante, i due terzini, di terzino sinistro di 2,2 m gioca in Francia, e ha il portiere che gioca nel Moulouse. Insomma, squadra, soprattutto la prima impressione è che fisicamente sono messi molto bene. Andiamo a vedere invece le scelte del nostro tecnico, il commissario Freddy Radojkovic. Ecco qui nazionale italiana, in porta comincia San Paolo, poi Turkovic, Venturi, Sommerer a destra, dall'altra parte la linea è Stabilini e Radovcic con Maione pivot. Beh, è chiaro che l'arduo compito di Venturi è quello di sostituire Scatter, non è facile, se infortunato ne ha per, facciamo un in bocca al lupo, ne ha per 5 mesi alla caviglia. Tokic ha avuto problemi, non è potuto essere dalla partita, sai, fisicamente non partiamo alla pari, ecco, questo è sicuro, però l'entusiasmo, come dicevamo prima, è giocare in casa, è chiaro, devono metterci più di quello che hanno. Coppia arbitrale serba, Marko Bodicic e Dejan Marković, mentre delegato EHF il turco Heilberg Dilmen, è presente il presidente della Federazione Italiana Francesco Purromuto qui in Puglia per questa gara davvero di grande importanza. È chiaro che i meccanismi di qualificazione via via con gli anni sono diventati sempre più complicati per i nostri colori, perché si passerà dopo questo turno, la vincente comunque ne dovrà affrontare un altro. Sì, si giocherà, la vincente giocherà con una delle tre retrocesse dalle qualificazioni europee, chiaramente per superare, per andare giù non ci vuole niente, per ritornare su veramente si deve fare tantissima fatica. Il primo attacco è azzurro con Turkovic, Sommerer, c'è pallone che gira, Stabellini vuole provare subito a servire Maione, c'è stato il fallo su Pasquale Maione, questa potrebbe già essere una delle chiavi importanti del match, puntare sul nostro giocatore di riferimento lì vicino l'area. Sì, sicuramente si deve trovare qualche soluzione all'inizio da fuori per dare un po' più spazio a Pasquale Maione di prendere qualche pallone in più, altrimenti sarà dura per lui dentro. Comunque una buona incursione adesso di Stabellini, che con il suo movimento veloce può mettere in difficoltà la difesa rumena. È stata la prima ammonizione del match per Fotace, il tiro di punizione con Maione, poi Turkovic, Sommerer prova ad andarsene in azione personale, ancora un'azione fallosa della difesa comunque molto chiusa da parte della Romania, che fa vedere subito di non voler concedere nulla alla nostra nazionale. Stabellini, Sommerer attaccato, stava per perdere il pallone l'azzurro, vedete ancora difesa molto forte della Romania. Sì, molto aggressiva, sì, molto aggressiva la difesa rumena, chiaramente non vogliono lasciare nulla a caso, vogliono ritornare su. Adesso c'è il passivo, vediamo. Rivediamo la conclusione con sfortunato Turkovic, ha preso il palo alla sinistra del portiere rumeno. Si era Popescu tuffato, ma è stata sfortunata la conclusione degli azzurri. Dunque sempre 0-0 con la prima volta della Romania in fase d'attacco. C'è Buricea, poi Grigoras, riceve ancora lui, Grigoras cerca di avvicinarsi all'area, la Romania, il fallo su Racotea, ancora Toma, Grigoras, Fenici, palla sul pivot. Anche l'Italia ha iniziato con il piglio giusto, ricordiamo Racotea terzino sinistro, gioca col Wisla Płock in Polonia, alto 2,02,
Fenici gira Guricea, poi la palla a Grigorias che trova la prima rete del match in favore della Romania. Dall'altra parte Sommerer va alla conclusione. Ah, peccato, c'era la possibilità di concludere meglio da parte di Venturi. Sicuramente bravo Pasquale, si è procurato questo sfondo. Radovcic prova la velocità. È una difesa quella rumena però che avete visto come è andata subito in fase difensiva. Squadra molto compatta, questa è l'idea in questi primi minuti. Molto importante anche la velocità di Radovcic in prima e seconda fase. Turković, Maione si avvicina, poi Sonnerer, c'è Stabellini, la sua finta, anche se non trova spazi, però l'Italia resta sempre lì, non riesce a liberare soluzioni almeno finora. Stabellini, Sonnerer, ancora Stabellini, prova ad andare centralmente per Maione. Peccato, non è riuscito a girarsi Maione, altrimenti ci poteva stare anche un 7 metri. La vedo dura per Pasquale in mezzo, se non riusciamo a perforare da fuori adesso. Passivo ancora, palla nell'angolo, Radovcic para Popescu. Si era però liberato bene Radovcic, sì, la conclusione non è stata delle migliori. Avanza la Romania, la conclusione che non trova però la porta di San Paolo da parte di Racotea. Italia già dall'altra parte con Turković, però ha recuperato la difesa rumena. L'arbitro serbo Boricic ha ripreso Fotace. Doppia, è stata fischiata una doppia agli azzurri, ingenua qui la nostra nazionale, di fatto regalato il pallone alla Romania. Grigoras, Fenici, Racotea, ancora Fenici. Kovac, Grigoras prova a difendere molto chiusa anche la nostra di nazionale, come sottolineava prima Franco Bionchio. Novac, Fenici, Grigoras. Fenici se n'è andato in azione personale, c'è l'ammonizione per Sommerer, anzi no, Venturi, era Venturi. Sì, con le gambe non è riuscito a tenerlo, ma dobbiamo dire anche che ha avuto tanto spazio Fenici a andare dentro. È chiaro che ognuno deve controllare il suo arco, ma prova bravo San Paolo. San Paolo chiude sull'incursione da parte di Fotace. In realtà è Venturi, c'è stato sì, un errore da parte mia, perché è stato segnalato in quella posizione, ma è Venturi che adesso stava per perdere il pallone. Ancora Venturi, palla per Turković, con non gli nascono nemmeno il tempo di pensare al tiro, che già ce l'aveva addosso. Dobbiamo resistere, dobbiamo soprattutto cercare qualche tiro da fuori, ripeto, perché abbiamo la possibilità anche di aprire qualche varco per Pasquale Maione, altrimenti Stabellini, sarà dura. Venturi prova dentro per Maione che si gira. Resta in attacco la nostra nazionale, punteggio che lo vedete molto stretto, 1-0 per la Romania, non si sblocca. Turković, Venturi, ancora Turković, poi Stabellini. Stabellini con il sottomano, nulla da fare. Molto, molto bravo Popovic, portiere, e stava lì Popescu ad aspettarlo. Attenzione intanto al tentativo da parte della Romania, fallo bene per noi. In attacco da parte di Novac. Stabellini, Maione. Difese fondamentali in questo inizio di match, anche se avanti c'è ancora la Romania di una rete. Stabellini,
Radovcic, prova a liberarsi qui Turković, resta in attacco la nostra nazionale. Stabellini lascia, adesso deve forzare di più a Turković. Venturi, tutta la... Turković, palla verso Stabellini, non viene fischiato il fallo a Turković. Non deve avere paura Riccardo di provare, era infatti anche lo stesso Radovcic che lo, diciamo così, le dà qui su un po'. Deve andare a tirare, c'è bisogno di qualche tiro da fuori, anche sbagliando, però deve prendersi più responsabilità Riccardo, perché ha le potenzialità per provarci. Fenici, Grigoras, Rakotea, Grigoras, si avvicina a Toma, ancora la Romania, palla nell'angolo, Rakotea per Fenici. Contatto durissimo. È stata ottima la scelta di Vaccaro. Eccolo qua. Ottima scelta a fermare Fenici, altrimenti se gli dava quel mezzo passo in più gli poteva scappar via. Si asciuga il campo qui del Pala San Giacomo con l'Italia che sta avendo delle difficoltà nella sua azione d'attacco grazie ad una difesa sicuramente finora importante da parte della Romania. Fondamentale, era pericoloso perché Pasquale Magnoni si è ritrovato con 3 metri da una parte e 3 dall'altra in difficoltà, invece è stato molto molto bravo a prendersi lo sfondamento e a provare ad andare in attacco e cercare di sbloccare il risultato. Niente da fare, ancora Venturi che ci prova e non trova però la porta di Popescu, che finora sta giocando un buon match. Si libera bene qui il 2-0 della Romania. Novac ha trovato lo spazio giusto, qui viene abbattuto. È stato molto bravo Rakotea a servire in velocità. Vaccaro, poi Maione, ancora lui, Popescu. Attenzione alla velocità della Romania, che adesso aspetta il ritorno in difesa dell'Italia. Un po' di tensione. Esce Fotace, rientra Grigoras. Ha fatto vedere quanto è più grande di Vaccaro, ma l'arbitro non poteva permettere a fare queste, diciamo così... È un'Italia Franco Chionchio che deve provare in attacco a cambiare qualcosa forse. Ma devo dire che tutto sommato qualche azione buona l'abbiamo, 3 occasioni buone l'abbiamo avute per segnare. È stato molto bravo il portiere della Romania Popescu, però dobbiamo essere un po' più coraggiosi, ecco, perché tanto non stare lì a non provare si rischia, soprattutto adesso in difesa. Niente da fare per Novak, ha trovato il legno della porta di San Paolo, dall'altra parte se ne va Radovcic, rete, la prima rete dell'Italia. Abbiamo bisogno di queste azioni in velocità. Fenici, si aspetta il rientro di Grigoras. Attacco della Romania con Rakotea, Grigoras, Fenici. Romania che se ne va con Fenici, la rete. Ecco dove stava prima l'azione positiva di Vaccaro, una scelta di tempo a fermare Fenici perché ha gambe velocissime, Venturi non riesce a tenerlo perché rimane troppo dritto e non... 2 minuti esclusione temporanea, dunque situazione favorevole alla Romania, avanti di 2 con superiorità numerica, anche se l'attacco ora è degli azzurri. È entrato Mario Sporcic al posto di Maione a cercare di allargare più il gioco. Romania molto avanti, aggressiva, quasi marcatura uomo 1 contro 1. Turković a cercare Sporcic. Sì, ha chiamato sfondamento su Fenici. Molto alta la difesa della Romania e soprattutto preparazione fortissima di gambe. Grigoras, Fenici,
è entrato anche Sania. Finisci Grigoras. Sania, Italia che è in inferiorità numerica. Eccolo il nuovo entrato, palla per Grigoras nell'angolo. Finisci, continua l'azione d'attacco della Romania, ancora nell'angolo il pallone, poi finisci. Andata bene, adesso cerchiamo di sfruttare la prima fase con Denis. Da Dovcic, prova ad andarsene. Non gliel'ha data la chance, comunque ha fatto bene a provarci. Coppia arbitrale comunque che sta interpretando anche la gara in una maniera, come dire, agonistica. Vabbè, questo è, secondo me, l'arbitraggio. Fisicamente ci devono essere questi contatti sempre al limite, però la pallamano europea, cioè, diciamo, il mondo europeo è così. Radovcic per Turković, 50 secondi al rientro di un giocatore azzurro per ristabilire la parità. Stabellini, nulla da fare, troppo lontano dalla porta. Stabellini è andato a... è stata sbagliata qui l'azione di Onie. È stato bravo Sonner a mettere in difficoltà il terzino rumeno, a non liberare l'ala Buricea. Attacco della Romania 3-1, finora prova di personalità della nazionale avversaria dell'Italia. Finisci Grigoras. La palla dietro, Sania dentro, Novac ha subito il fallo. Siamo stati bravi, siamo ancora in inferiorità numerica, non abbiamo preso rete, stiamo difendendo molto bene, rientra Maione. Tutto sommato abbiamo fatto un'ottima, sì, due minuti positivissimi. Finisci a cercare Grigoras, ancora finisci Sania, va lui alla conclusione, ma palla forzatissima, bene lontana. Per noi, adesso andiamo in prima fase. Sporcic per Radovcic, prova Radovcic, ancora per Sporcic, Turković, Sporcic. Interazione di passi. Italia che non riesce a trovare fluidità, attenzione. Bene, bene, perso palla. Errore da parte di Buricea. Sporcic. Ma lui alla conclusione da solo. Bravo Mario Sporcic, spostato sulla sua destra, e c'è bisogno di esattamente di questo, di queste segnature. Adesso 3-2 dopo 14 minuti, tutto sommato stiamo tenendo bene. Italia che quando spinge in velocità, anche per le caratteristiche della nostra nazionale, o in ripartenza o con azioni come l'ultima, può mettere in difficoltà una difesa che comunque si sta ben disimpegnando finora, quella della Romania. Ma non vorrei, cioè, sarebbe piacere se la Romania sia un po' sottovalutato, stanno prendendo un po' alla leggera, perché tantissime palle perse, buon per noi che ci tiene ancora in partita. L'importante è tenere fisicamente, la partita è lunga, quindi seguiamo così. Finisci, si fa sentire anche il pubblico di Conversano. Finisci! Tiro dai 7 metri, vediamo se c'è anche Ventura in difficoltà, adesso è stato Turković. Buono il movimento di gambe di Fenici, dal centro si sta facendo male. Grazie al nostro Pietro Sollecchia che attraverso le immagini ci ha fatto capire quello che è successo. Il rigore va a tirare Cepreghi, gioca in Francia nell'SC Handball. 211 reti per lui e 72 presenze internazionali. Giocatore di grandissima esperienza. Ha studiato Franco Bionco. Sì, mi sono preparato. Complimenti. Intanto qui tiro dai 7 metri, non sbaglia Sania. 4-2 per la Romania. Venturi. Attenzione a Sporcic. Due minuti per Fotace. Dunque sta facendo un gran lavoro Maione dentro. Era stato già richiamato in precedenza il numero 20 e adesso gli arbitri non gli hanno più concesso nulla. Si lamenta un po' Jacob Sandu, che è il commissario tecnico rumeno, ma adesso Italia che è in superiorità numerica. Radovcic, Turković, la palla che gira, Venturi,
poi Sommerer palla nell'angolo, ecco, d'altra parte peccato, con Radovcic che non ha avuto il tempo di prendere la rincorsa, andato a sfondare. Fondamento di Turković, questa è una grande ingenuità azzurra in superiorità numerica, anche se effettivamente era Radojkovic, anche per me è un po' forzata questa decisione della coppia arbitrale. Peccato, perché Demis non ha trovato il tempo giusto, per aveva spazio per entrare, deve soprattutto lui, abbiamo bisogno delle sue iniziative. Ha ragione secondo me a lamentarsi in questo caso il commissario tecnico azzurro. Attacco però della Romania, Sania per Grigoras nell'angolo, Toma, pallonetto precisissimo, è andato molto molto su Toma, gioca nel Costanza, 132 presenze in nazionale, tantissime reti, 342, quindi anche lui giocatore fondamentale di questa squadra. Sporcic, Venturi, Turković, è buona la conclusione, e se ce l'ha, se c'ha lo spazio Dejan, già fare prima, l'ha fatto ora Turković, si fa vedere anche Dejan, è importante che segna, così diamo qualche spazio in più e mettiamo in difficoltà Beghiram in superiorità numerica, però è buono, buono così, ancora tantissimo coraggio da parte nostra per gli azzurri con Toma, Grigoras, poi Sania, ancora Grigoras, Sania, palla dietro per Toma nell'angolo, poi centralmente Novac, si stanno appoggiando molto a lui, adesso c'è anche superiorità numerica, cioè c'è anche parità numerica perché è rientrato il giocatore, Qui Maione, peccato, la peccato. Traversa, che peccato, sfortuna, perché abbiamo fatto un bel movimento, un grande passaggio su Pasquale Maione che non è riuscito a... Attenzione segnale qui a Toma, rete. Romania che sta adesso prendendo un po' il largo, si porta a 7-3, c'è cioè il time out prontamente chiamato da Radojkovic, e dunque noi andiamo proprio in campo, andiamo. Siamo riusciti a rompervi, vi siete fermati, non aver paura, andate fino in fondo, andate i terzini, non aver paura. D'accordo? Grazie. Sulle gambe sono abbastanza fermi, noi siamo più agili, dobbiamo sfruttare questo. Ma io. Ok? Per due, tre. Dai, andiamo, dai, facciamo più doppi. Forza, doppi croci. Dai. Franco Chiocchio, mi così, sembra un'indicazione giusta, quella di Freddy Radojkovic, è chiarissima, ma anche rispetto a quello che stiamo vedendo noi, è proprio quello che finora è mancato, un po' di coraggio, lo dicevamo in apertura, e anche proprio questa agilità da far valere un po' di più. È quello che dicevamo all'inizio, ha fatto bene Radojkovic, ma era molto evidente, soprattutto Riccardo Stabellini, è chiaro che a livello internazionale deve fare esperienza, però l'esperienza deve fare anche avendo più coraggio, perché se sbaglia non è un problema, ma deve andare dentro, deve mettere in difficoltà, anche perché giustamente come ha detto Radojkovic, di gambe soprattutto Stabellini siamo molto più rapidi, questi lo dobbiamo sfruttare, se andiamo sull'uno contro uno col fisico siamo in difficoltà. Turković, Sporcic, Venturi, seguiamo questa azione dell'Italia, naturalmente è importante ora comunque non allontanarsi troppo, palla nell'angolo con Sonnere, è stato Sonnere, molto bravo, è sembrato però un po' timoroso, sì, anche lui giovanissimo, non devi andare tranquillo, tira, non è un problema se si sbaglia, però devi essere deciso, non devi avere il rammarico di aver bravo Vaccaro a recuperare. Vediamo un po' la velocità ora degli azzurri, eccolo qua Radojkovic, ci palla ancora per Vaccaro che prova ad andarsene, sì, dietro buona, per Radojkovic, sì. Bravi entrambi, Vaccaro, Radojkovic sono stati molto bravi in velocità, hanno messo e questo quello che serve, proprio la velocità azzurra, questa è la fotografia delle potenzialità della nostra nazionale che finora sono emerse a sprazzi. Attacco della Romania con il nuovo entrato Cespreci, Grigoras, ancora c'è Sprenci, prova dentro, ha recuperato un'altra palla, ancora, Vaccaro, ancora Vaccaro, vai Sonnere, palla per Sonnere, sul contro uno, reti, bravo Sonnere, l'Italia che mette un 2-0 importante in questa fase della partita, grandissimo Vaccaro in difesa,
e a portare in velocità i contropiedi, un 2-0 come dicevi tu, anche per il morale molto importante. Grigoras, c'è Spreci, torna a farsi sentire anche il tifo di Conversano. Grigoras ancora Vaccaro, molto bravo nella scelta dell'uscita. Attacco di Grigoras, va lui, trova una bella rete nell'angolo dove non arriva San Paolo. Venturi, Turković, in pratica siamo a 10 minuti poco più alla fine del primo tempo. L'Italia che ora deve sicuramente dare continuità alla propria azione. Sporcic, Venturi, Turković, Radovčić, ancora Sporcic, Venturi, prova ad andarsene lui, ancora uno sfondamento chiamato, hanno da questo punto di vista diciamo uno sfondamento facile i due arbitri. Qui intanto segna e punisce subito la nostra nazionale, la Romania. Io proverei più Rubino perché secondo me ha più esperienza di Venturi e anche in difesa se la cava molto bene, potrebbe essere un valido momentaneo sostituto per Venturi. Intanto ancora gioco fermo, naturalmente non è che abbia inciso molto finora la coppia arbitrale, mentre vediamo Rubino che si sta preparando, però non siamo in qualche sintonia, non siete collegati, ma diciamo che da questo punto di vista qualche errore c'è stato a mio parere di valutazione. Intanto Turković, Venturi, Sporcic dentro per Maione, viene praticamente buttato giù. Vita dura per Pasquale, anche se qua qualcosina in più poteva dare all'avversario perché l'ha proprio steso, però Janku, eccolo qua, vediamo, cioè, si è disinteressato completamente della palla. Forse un due minuti non ci stavano, sì, malissimo. No, ma ogni tanto devo dire ci sono queste interpretazioni un pochino personali della coppia arbitrale, anche se comunque in generale è una nazionale che sta adesso anche sotto passivo Demis, problematiche sue. Qui intanto Radovčić para Popescu, grande parata di Popescu. Popescu che sta chiudendo la sua porta. Abbiamo bisogno in queste circostanze. Demis è molto molto positivo e bravo. Sono due volte che l'ha chiuso, una volta alto, stavolta ha provato a metterla in mezzo alle gambe, è stato molto bravo Popescu. Grigoras poi avanza Fresi. Onyekbe Gita, la palla dietro Sanian per il tentativo di Novanč. Novanč è un giocatore che finora ha dato grandi problemi alla difesa azzurra, grandissimo fisico, si muove bene, ma anche perché gli altri giocatori devono coprire anche fuori, non possono permettere di andare in due a chiudere, e anche fisicamente adesso cominciamo a sentire la fatica perché i sette che giocano in difesa praticamente non sono ci mai usciti. Spreci non sbaglia, e Romania che in qualche secondo si riporta a più 5, sta dando comunque una maggiore continuità di rendimento, perché, anche perché la panchina della Romania non si nota se esce qualcuno o entra l'altro, perché sono tutti di buonissimo Turković, livello. Sporcic ha cercato Maione, c'è stato però l'errore, prova la ripartenza veloce la Romania. Toma è solo da questa parte, bravo San Paolo, che spreco però per il giocatore numero 14. Sporcic va lui alla conclusione, Popescu. E lì forziamo un po' troppo i tempi, però è giusto che provi perché c'era la possibilità di andare a chiudere. Popescu ha chiuso la porta oggi. Attacco della Romania con il numero 28 Cisfresi che è entrato a sostituire Fenici. Toma,
Sania, ecco qui per esempio potevano essere gli estremi anche per uno sfondamento che non viene dato però alla difesa azzurra. Sporcic, Rubino è entrato in campo, Sporcic, Radovcic prova a liberarsi, Sporcic se ne va da solo, reti. Tutta l'esperienza di Mario Sporcic, ha aspettato la difesa, il difensore ha cominciato a seguitare a camminare e lui è stato molto bravo ad aspettare il momento giusto per mettere a segno la sesta rete. Palla da questa parte con la Romania che ha trovato con una certa facilità la via della rete, ha segnato Onejekve, non proprio rumeno penso, però molto bravo. È una Romania che sta comunque mantenendo sempre lo stesso livello di qualità. Turkovic, è entrato Vito Fovio di Fasano ma pugliese, quindi ha colto anche il giocatore, ex giocatore del Conversano. Adesso è stato molto bravo Maione a prendere palla e a guadagnarsi questi due minuti da parte del pivot Novak, e 9 metri. Maione era completamente dentro l'area, il difensore forse non ha visto anche Maione dentro i 6, ecco perché la decisione di 2 minuti e non 7 metri. Rubino, adesso c'è superiorità, palla nell'angolo, Vaccaro, andiamo a scalare, bravo Rubino, forte, Rubino fortunato, peccato, qui peccato perché sempre Popescu si è aiutato con la traversa, fortunatissimo anche se bravo Popescu in queste circostanze. Cerchiamo di difendere adesso, di non, siamo in superiorità numerica, sfruttiamo. Grigoras, pallone giocato verso Toma, ancora Grigoras, Grigoras, l'Italia che quando ha creduto, attenzione, l'Italia che quando ha creduto nei propri mezzi è riuscita a trovare le soluzioni, ma è stato un primo tempo complicato nel complesso, anche probabilmente per un timore di troppo che sembra, diciamo, troppo rispetto, troppo rispetto per la Romania, ma non deve essere così, si deve essere un po' più garibaldini, andare più dentro senza problemi. I rumeni nel momento in cui hanno acquisito un minimo di vantaggio stanno un po' gigioneggiando, sì, non mi piace l'atteggiamento, forse sono anche loro giovani, però Toma, Grigoras è rientrato, Fenici, la palla è degli azzurri, qui non è intervenuta la coppia arbitrale, poteva anche essere un fischio, attenzione a Turkovic, Sporcic per Rubino, chiamato l'ennesimo sfondamento. Sì, c'era, non è riuscito a cambiare direzione, voleva cambiare, eccolo qua, si è ritrovato, è andato troppo dritto. E qui probabilmente è uno dei pochi che c'era effettivamente come sì, sfondamento, però bisogna dire che la coppia arbitrale credo ne abbia fischiati abbastanza in questo primo tempo. Almeno 10. Tanto però dobbiamo sfruttare di più in superiorità. Attenzione numerica. Qui, bravo, la parata di Fovio. In inferiorità numerica comunque la Romania è sempre pericolosa. Adesso di nuovo parità numerica, rientra Novak, Rubino, Sporcic, ma lui con sottomano, sì, bravo Mario Sporcic, ma lui con il sottomano, c'è un tiro di classe, di tutta esperienza. Novak stava lì ad aspettarlo e lui in sottomano, nulla da fare per Popescu che è andato dall'altra parte. Ci vuole parlare sul tecnico Homer della Romania. C'è il time out, andiamo ancora sul campo. Jucăm sistemul 2, da? Succesiv întors dintr-o parte și trata. Din centru înapoi, din dreapta, nu știu.
Franco Chiocchio chiamato un Oschi, perché lo avrà chiamato questo time out? Ma secondo me, come dicevamo prima, stavano un po' dal vantaggio che avevano, cominciavano un po' a, secondo me, anche secondo penso il tecnico, come dicevi tu, a scherzare un pochettino, ed è giusto che l'allenatore abbia chiamato i matto, ma io spero che l'Italia li faccia, tutte queste gigionerie li faccia pagare tra virgolette sportivamente, mettendo a segno qualche contropiede in più. Naturalmente sarà importante anche l'intervallo con i consigli, con Freddy Radojkovic, che potrà parlare con i suoi ragazzi. C'è bisogno anche di ruotare un po', ecco che adesso è entrato da Piran al posto di Maione, fargli tirare un po' il fiato, perché 60 minuti è lunga. È lunga. Sania, Grigoras, Toma. In attacco la Romania, Grigoras, sempre lì, resta il pallone, buona l'azione, niente da fare, Novak tra i migliori in assoluto. Però è stato molto molto bravo Grigoras, che è andato su, ha portato tutta la difesa dalla sua parte. Novak, come dicevi tu, è rimasto su nel blocco e si è creato tantissimo spazio, nulla da fare per Fovio. Anche se è una soluzione che la Romania sta utilizzando spesso. Sporcic, Venturi, Maione, palla ancora per Venturi. Buono questo scambio, Radomcic, quando parte lui non c'è quasi nulla da fare. Avete visto, Popescu ha provato, ma nulla da fare, trova la rete. E poi qui subito Romania con Toma. È una rete di Toma di grandissima classe. Ecco dove gliel'ha messa sopra testa, incredibile. Chiede scusa a Fovio, però questa è una rete molto molto bella. Gesto stilisticamente di grande qualità da parte di Toma. 13-8 per la Romania, l'attacco è dell'Italia. Siamo a meno bravo di due dalla Turkovic, fine, qui intanto Turkovic che trova la rete. Con un po' più di coraggio stiamo segnando con più continuità, seguiamo così, bravo Fovio. Fovio! La palla è azzurra. Andiamo, andiamo in prima fase. Turkovic, Radovcic, aspetta Turkovic. Piazzata la difesa rumena. Venturi, rientrano Maione e Sporcic. Ecco che si va ad azione manovrata. Sporcic, Venturi. Un minuto alla fine del primo tempo. Turkovic, Sporcic, dentro per Maione che prova a girarsi. Metri. Era completamente dentro Novak nel momento in cui Sporcic ha passato la palla, l'arbitro ci poteva, eccolo qua, lo vediamo, guarda, era completamente dentro. Ancora per Maione, ancora un fallo, resta sempre in attacco la nostra nazionale con qualche leggerezza comunque della coppia arbitrale, anche se Non è che deve venirci, ripeterlo, in ogni caso. Finora la Romania ha fatto meglio, certamente. È più forte, più fisicamente più preparata, a panchina lunga, però questo non vuol dire che giochiamo in casa, qualche, non è che ci deve regalare qualcosa, però quelle cose che ci quello sono, che c'è, almeno, almeno fischiarci. Turkovic, Radovcic, Sporcic, attenzione a Venturi. Passivo, ecco, deve concludere sotto mano Popescu. Alla nostra, resta sì, in attacco l'Italia, 20 secondi alla fine. Chiudiamo, del chiudiamo in attacco. Primo tempo, Sporcic. Naturalmente se riusciamo a segnare, non c'è più male. Passivo, Turkovic, Sporcic. È bravo, è Maione. Dai, Mario Sporcic, grandissimo assist, la prima rete di Maione. Finito, è finito così il primo tempo. Dunque l'Italia qualcosa ha recuperato. 13-10 per la Romania. Franco Chionchio, c'è stato un secondo, i secondi 15 minuti dove l'Italia ha avuto più coraggio, è andato dentro, l'ingresso di Sporcic ci ha dato qualche soluzione in più, qualche
buona difesa, la Romania è andata ai primi 15 minuti molto avanti, Popescu grandi parate, dobbiamo stare attenti perché fisicamente loro sono molto pericolosi. Sarà interessante naturalmente assistere al secondo tempo di questa gara importantissima per la qualificazione agli europei di Croazia 2018. Ci fermiamo e poi torneremo qui dal Pala San Giacomo di Conversano. A dopo. Francesco Puntaluto.
L'assenza del sindaco, avvocato Giuseppe Lovasso, c'è l'amico assessore Francesco Mazzi, io ricordo il suo nome, non è Romero, lui di Don Cassano ce lo guardiamo bene. Amici di Rai Sport, bentornati al Pala San Giacomo di Conversano. 13-10 il risultato del primo tempo in favore della Romania sull'Italia in questa gara di pallamano maschile valevole per le qualificazioni europee di Croazia 2018. Un'Italia che ha cominciato con qualche difficoltà, soprattutto nella sua fase d'attacco, con tanta soprattutto non presa, come dire, di tanto timore, tanto timore comunque troppo di organizzare e anche di prendersi le proprie responsabilità. Questo ha favorito la Romania, che nella prima metà sicuramente ha fatto molto meglio degli azzurri. Piano piano gli azzurri hanno trovato anche dalla panchina qualche vivacità in più, e alla fine Italia che è riuscita a chiudere sotto di 3. Sì, c'è stato un momento che si rischiava anche di andare erano sotto di 5. È stata brava l'Italia a rimanere in partita e soprattutto ad accorciare con la rete di Maione in finale, che ci ha portato al 13-10. Dunque è ricominciata la partita con la Romania in attacco dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi. Dall'angolo trova subito la rete con Honiev, che buona
un'azione anche da parte di Cepreghi, che ha liberato completamente il suo compagno alla sinistra. Vediamo anche l'intervallo se ha aiutato la nostra nazionale nel prendere coraggio in maniera definitiva. Turković, Sporcic, ancora Turković. Difesa sempre molto buona, forte. Questo giro di palla con Denis. Denis Radovcic, sicuramente tra i migliori. Anche lui dopo due tiri parati da Popescu gli ha preso le misure, adesso gli ha fatto un grandissimo lob. Popescu è alto 2,02 m, per chi non vede bene dal vivo, è stato molto molto bravo Denis Radovcic. Rakotea con Jeve, poi c'è Cispregi, ancora Cispregi prova ad andarsene, palla nell'angolo, Toma non riesce a recuperare il pallone, lo fa Fovio, Turković. Qui dobbiamo spingere, dobbiamo Venturi, andare. Venturi, ancora Turković per Radovcic che si avvicina all'area di rigore, Radovcic, Turković, reti! Buona l'azione azzurra qui, che ha trovato con facilità, in questo molto caso, la porta di Popescu. Molto bravo Dejan, perché se va in elevazione rischia di non riuscire nemmeno a provare a tirare la sorpresa in doppio appoggio sopra la testa. 2-1 parziale del secondo tempo, accorciamo a meno 2 la nostra nazionale. Adesso è importante questa difesa, anche perché è chiaro che l'entusiasmo potrebbe dare una grande mano all'Italia di Freddy Radojkovic. Toma passivo, deve concludere la nazione rumena. È stato sfortunato qui Novak, può ripartire però l'Italia. Turković, Venturi, palla nell'angolo, Sommerer, rete! Invasione. Anzi no, peccato. È stata invasione, dunque dall'altra parte c'è già la Romania in proiezione offensiva, e avete visto, si poteva passare da almeno uno, siamo di nuovo peccato, a più tre. Peccato. Non ha sbagliato il numero 52, Onye Iekbe. Rivediamo che l'arbitro era, vabbè, questa è l'azione di Turković, però l'arbitro era a 2 metri, non credo che non ha potuto vedere se c'era o non c'era l'invasione. Sicuramente un elemento importante qui Popescu, rimbalzo conquistato proprio da Turković per Maione, sì. Non può sbagliare lì, non può sbagliare Pasquale Maione. Italia però che sembra avere uno spirito un po' diverso rispetto ai primi 30 minuti. Siamo stati fortunati arrivato, però lo spirito rispetto ai primi 15 minuti del primo tempo è molto molto migliore. Ecco che abbiamo rivisto anche qui, grazie al nostro Pietro Sollecchia che guida l'Ita 77 di Napoli, l'azione della nazionale rumena. Toma, pallone giocato dietro da Rakotea, Cispregi per Novak, si lotta lì. Abbiamo chiuso bene in difesa. Attacco sempre della Romania, Rakotea passivo, deve concludere la nazionale rumena. Si lamentano 2 minuti di esclusione temporanea, qui c'è effettivamente però un'ingenuità. Vediamo. Da parte del giocatore appunto. Ma 2 minuti ci possono stare, perché è andato con le mani, si è andato a contendere una palla, però gli ha chiuso in faccia, abbiamo rivisto anche dal replay. Quindi Rakotea che esce, che era già successo su Sommerer, che è rimasto a terra, dunque 15 a 13 per la nazionale rumena. Col braccio sinistro è andato a chiudere in faccia a Sonere. Però non mi sembrava il numero 17. Tant'è, 2 minuti esclusione temporanea. Italia che adesso ha anche il vantaggio numerico, sotto di 2 reti, è una situazione davvero favorevole per rientrare definitivamente nel match. Turković, Sporcic, Venturi, Turković,
Si allarga Sonnerer, il pallone per Maglione che è solo. Madonna che parata Popescu. Non so fino a che punto arriva la prova di Popescu di Maglione, che ha tirato forse troppo sicuro di segnare. Era una situazione praticamente, eccolo qua, stava completamente libero, gliela presa con la gamba destra. Peccato perché andava a meno uno con in superiorità numerica, potevamo, come dicevi tu, rientrare di più e completamente in partita. Fenici, la Mania che viene avanti con l'uomo in meno, ancora Fenici, rientrato titolare centrale nello schieramento d'attacco della Romania. Ci fanno male le sue penetrazioni, cerchiamo di limitarlo un po'. Da fuori ha provato Grigoras e Fovio a dire di no, ma resta in attacco la Romania. 50 secondi ancora di superiorità numerica per l'Italia, Romania che sta gestendo con esperienza la situazione. Qui Novac trova la rete, è lui il giocatore che sta facendo la differenza finora. Lo cercano e ecco perché lo cercano, però lì abbiamo qualche difficoltà con Venturi che rimane troppo fermo. È chiaro che la potenzialità dell'attacco della Romania è super, ecco, è rientrato anche il giocatore rumeno. Ancora no, Venturi. Palla dentro per Maione. Qua o ci danno rigore o... È stato fischiato un 9. Ancora metri. Siamo in inferiorità numerica. Superiorità. Eccolo qua. Sporcic adesso ancora per Maione. Questa volta non può sbagliare. La terza volta. E quella buona, Pasquale Maione. Terza volta per lui. Bravo Sporcic a fornirgli l'assist. 16 a 14. E adesso che fa l'esordio anche... Cricio Toglio gioca in Germania, 40 reti per lui in 24 presenze, Mancino del classe 90. Eccolo, giocatore importante, Fenici, eccolo, va alla conclusione, va alla Fovio, si presenta così il giocatore rumeno e Fovio dice no. Bravo Vito. Maione, Venturi, Sporcic, Italia avanti per andare addirittura a meno uno. Già c'era stata un'occasione sprecata. Adesso si è messa in 5-1 la difesa rumena, perché Sporcic sta facendo veramente molto bene. C'è palla per Maione, è stato bravissimo, ha aspettato, quasi rannicchiato, vedete, davanti l'area e poi nulla da fare per Popescu. Si è creata la posizione, è stato bravo Demis Radovcic a fornirgli questo assist. Meno uno, grande ritorno in campo nel secondo tempo della nostra nazionale. Davvero un bel inizio di ripresa, si era visto subito. Fenici, palla nell'angolo, attenzione qui. Ha trovato legno Jevke. E dunque possibilità d'attacco per il pareggio azzurro. Turković. Adesso c'è bisogno dell'apporto del pubblico perché è molto, molto importante. Venturi. Sporcic. Va Turković. Popescu. Palla della Romania. C'era la possibilità della conclusione, ma... non ho capito se ha preso il palo parato dal portiere, la palla è andata verso... eccolo qua. Ah, era uscita fuori il palo di Turković, peccato. Rakotea. Eh sì, qui... c'è stato il fallo ed è giusta l'esclusione, 2 minuti. Si è fatto sorprendere, Sporci. Però la velocità di Fenici ci sta mettendo in difficoltà lì al centro, anche l'esperienza di Mario Sporcic, doveva forse indietreggiare, fare un passo indietro per non dargli la possibilità di girarsi. Peccato. Adesso dobbiamo tenere questi 2 minuti in inferiorità numerica. Deve stare molto attento adesso anche Vito Fovio, penso che è andato a consigliarlo a Venturi, soprattutto sulla velocità di gambe di Fenici, che
per i primi 15 minuti del primo tempo è lui che ci ha messo in grandissima difficoltà, e il pivot Nova anche, che ha fatto un ottimo primo tempo. Romania in attacco ora, Crisotoiu, Fenici, Racotea, Fenici, Crisotoiu, Toma, Fenici, Crisotoiu, stanno cercando lui. Palla nell'angolo, stava per perdere il pallone, Toma è riuscito a recuperare la posizione, poi Novanka. Ancora lui. E qui il pallone che è passato vicino a Fovio, ecco che Pietro Sollecchia ci fa rivedere. Non se l'aspettava, gli ha... No, più due per la Romania, attacco dell'Italia, Italia che però adesso non deve scoraggiarsi, deve continuare esattamente sulla linea di questi primi minuti del secondo tempo. In attacco l'Italia con Vaccaro. Marcatura uomo, deve essere Demis a prendere il pallone e andare dentro insieme a Turković. È lui che deve andare a rischiare. Radončić, palla dentro per Venturi. Niente, Italia qui ha sprecato la propria occasione d'attacco. Romania che viene avanti per andare di nuovo a più tre. Con l'Italia che è sempre in inferiorità numerica, 49 secondi prima di rivedere di nuovo equilibrio dal punto di vista dei giocatori in campo. Sta approfittando il commissario tecnico Jakob Sandu di questo momento per dare indicazione ai suoi giocatori. Con il gioco che riprende con la Romania in attacco, Racotea e lì in zona centrale Crisotoiu, dobbiamo essere più Toma, stretti. Fenici, Crisotoiu, Racotea, Fenici, palla 7 metri a Novak, è sempre lui, non c'è, non si riesce. C'è stato Vaccaro che ha cercato l'anticipo, non è riuscito a prendere palla, quindi ha scatenato un'ulteriore superiorità numerica. Eccolo qua, 26 secondi, è stato dato un 7 metri perché Venturi era completamente dentro l'area, come era successo anche il primo tempo con Maione, solo che noi ci hanno dato un 2 minuti e 9 metri. Giustamente il rigore ci sprechi, sta contro Fovio, ci sprechi, passa il pallone, più 3 di nuovo per la Romania. Italia che non deve calare la propria tensione. Radončić, Turković, difesa sempre fortissima della Romania. Venturi approfittando sempre di questa superiorità che però adesso sta per finire. Rientra Maione, Sonnerer, Venturi, passivo Turković. C'è stato un intervento arbitrale, hanno visto un fallo su Radončić, vediamo. Però è sotto passivo l'Italia adesso. Deve chiudere. Attenzione a Maione. Venturi, palla nell'angolo per... niente da fare, aveva fischiato già... Palla alla Romania, mentre è rimasto a terra preso in testa Popescu. La combinazione volante di Sonnerer è andata bene, però ecco che rivediamo sì, fa però male, l'ha preso sopra la testa, è andata bene perché prenderla naso è molto più pericoloso, l'ha presa sopra l'occhio, quindi dolore sicuro, però è andata bene per Popescu che era lì fermo ad aspettare. 18 a 15 il punteggio in favore della Romania. Italia che certamente ha cominciato meglio questo tempo rispetto ai primi 30 minuti, anche se la Romania non ha mollato. Ed è avanti di 3 e attacca per aumentare di nuovo il proprio vantaggio qui al Pala San Giacomo di Conversano. Qualificazioni europee Croazia 2018, palla bene dell'Italia. Così gli è scappata la palla Rubino, fatto un doppio ingenuamente, adesso
sfruttiamo questa situazione. Turković, Rubino, Turković prova a liberarsi, Rubino non riesce a caricare, di nuovo dietro cercano spazi gli azzurri. È bravo Rubino, Rubino, qui c'era, 18-16. Bravo Francesco Rubino, che non è andato in elevazione perché sicuramente veniva preso, allora è andato in doppio appoggio e ha sorpreso anche Popescu. Meno due. Racotea. Finisci. Krisitoiu. Racotea. Krisitoiu. Si avvicina ancora Racotea. Fa spostare un po' la difesa azzurra la Romania. Finisci. Krisitoiu su Baccaro. Buono il suo movimento. Ha subito il fallo. Ha cercato quasi di danzare su questa azione Krisitoiu. Novak finisci, se n'è andato da solo, ha messo dentro una rete pazzesca dove davvero non poteva arrivare, una grandissima velocità, e poi gliel'ha messa all'incrociato, sotto l'incrocio. Rubino, Sporcic, Turković per tentativo di Rubino, che è stato murato, ha recuperato la Romania, che adesso se ne va in velocità, e già dall'altra parte una palla sporca che arriva a Yone Iekbe. Peccato, eccolo qua, sporcata da Rubino, se l'è ritrovata in mano Radogovic. Più 4 di nuovo per la Romania, ci vuole, noi andiamo sul campo. Gioca secondo da quella parte, poi 2 minuti, d'accordo? Ce li abbiamo sempre, ma dobbiamo partire adesso. Adesso abbiamo 15 minuti, adesso dovete dare tutto quello che avete, d'accordo? Gli ultimi 10 minuti o li facciamo fuori velocità oppure avremo difficoltà, d'accordo? In difesa ancora giochiamo così, andiamo su, andiamo, anche se facciamo il rollo, andiamo su, ok, dai, andiamo, forza, forza italiani. È chiaro che adesso bisogna dare il 100%, non c'è più nulla da difendere, bisogna andare avanti nel tentativo, no, Franco Chionchio, di riuscire a trovare una vittoria che comunque sarebbe importante. Sì, adesso è tenere fisicamente, perché tutto sommato non, tra un po' di errori l'abbiamo fatti, però tutto sommato fisicamente abbiamo tenuto. Adesso, come diceva, mancano 17 minuti e la stanchezza si comincia a far sentire, loro hanno ruotato in più, infatti come vediamo adesso hanno cambiato altri 3 giocatori, speriamo di non sentirne, e il pubblico che ti sprona, è rientrato Stabellini giusto per dare un po' più di energia all'attacco, speriamo che Riccardo prenda coraggio senza paura di andare dentro, perché le potenzialità per far male ce l'ha. Sporcic, Rubino nell'angolo, Sonnerer è stata praticamente tolta la maglietta, o quasi. Rubino, Sporcic, Rubino, Stabellini è rientrato, Stabellini ha cercato, non deve andare in penetrazione, deve saltare e tirare. Riccardo oggi si è scoraggiato un po' troppo, deve reagire assolutamente. Maione abbracciato così, qui qualcosina in più ci poteva dare. Questa è stata un po' la sensazione dall'inizio, adesso c'è il passivo, una, come dire, comunque un metro che, no, più che altro si è disinteressato completamente del qui il palo colpito da Stabellini, ci voleva per lui questa segnatura, peccato per Riccardo. Bella scelta. Di nuovo attacco della Romania, Italia che si è bloccata di nuovo in attacco. Krisitoiu, Sania, finisci, ancora Krisitoiu, attacco della Romania, Sania ha cercato Novak, ma c'è stato un fallo su di lui, Novak riprende il gioco proprio da lui. Fenici, Krisitoiu si avvicina, vuole la conclusione, Fovio, bravo Fovio, può ripartire l'Italia. Andiamo, Sporcic, la palla dall'altra parte,
c'è stato un errore da parte di Vaccaro. Franco Ranocchio voleva sottolineare il movimento, il gesto di Crisciotoio sulla conclusione di prima. È andato su molto molto bene, l'ha letto bene Fovio, però poi abbiamo sprecato noi. Però Sania, adesso non dobbiamo sprecare nessun pallone quando andiamo in attacco, perlomeno cercare di giocarcela un po' di più. Finisci Vaccaro, ha rischiato Rubino. In attacco la Romania, metà praticamente del secondo tempo, poco più, con l'Italia che sta cercando in tutti i modi di rimettere in gioco questo match. Finisci Sania, Onye Iekwe, finisci. Arrivato dall'altra parte, trova una bella rete il giocatore numero 9, Mialcea. Stabellini. Sporcic, Rubino. Stabellini. Sporcic a cercare Maione, grande, grande, bella l'azione di Pasquale Maione. L'ha cercato questa palla, si è girato benissimo, molto bravo Pasquale, ha portato a spasso tutta la difesa rumena. Che bella azione questa di Pasquale Maione, che giustamente Pietro Sollecchia ci fa rivedere più volte. Sta tenendo bene, infatti mi sembrava strano dopo 3-4 azioni ha chiesto il cambio. Pasquale adesso sarà molto importante, cercare di arginare i minutaggi di riposo di Pasquale Maione. Fenici, Sania, ha cercato Novac, questa volta bravo, è stato bravo, bravo Vaccaro. Vaccaro, attenzione a Fenici, è stato qui sfortunato. Qui si è preso i due minuti, grande velocità di gambe di Fenici, gli ha preso il braccio. Appena Vaccaro ha avuto primo tempo, ha fatto delle scelte in difesa molto molto positive, appena perso mezzo metro Fenici l'ha punito. A terra Fenici, che adesso si sta per rialzare, giocatore anche lui sicuramente importante, con la velocità, con le sue incursioni ha sempre messo in difficoltà la difesa schierata azzurra. Sembra tutto a posto, nessun particolare problema, è andato vicino al proprio commissario tecnico Jacob Sandu e dunque si riprende con la superiorità numerica della Romania, che è anche in attacco. Sania, questa potrebbe essere naturalmente una delle fasi assolutamente decisive del grande match. Fovio. Sbaglia Sania, anche perché Fovio è stato molto bravo nella reazione da fuori. Vito Fovio ha preteso molto comunque Sania. Sì, però vanno su pensando di segnar sicuro e non sanno che in porta c'è un signor portiere, soprattutto da fuori ha preso pochissimi gol e cerchiamo di sfruttarlo. Va all'angolo opposto. Bravo Francesco Rubino, bravo, bravo Mario a creare le condizioni. Buona la conclusione. E la Romania appena torna 4-5 gol sopra cominciano a, come dici tu, a gigonizzare. Siamo praticamente sempre con inferiorità numerica azzurra, un minuto ancora di vantaggio per chi attacca. Fenici. E lui non è 7 metri. Sì, 7 metri. Si lamenta la panchina, ma Rubino è andato, adesso lo possiamo rivedere. È andato sul braccio. A quel punto poteva lasciarlo completamente. Tiro dai 7 metri ed è pronto il solito ci spreci. Vai Fovio, pariamo questo rigore. Niente da fare però, perché freddezza assoluta per lui, non ha mai sbagliato da quella linea il numero 28, che va a prendersi i complimenti dei compagni in panchina. 4 su 4, adesso attenzione Sporcic, Rubino,
difesa sempre molto forte quando c'è superiorità numerica da parte della Romania. Rubino è andato bravo bene Rubino qua. Peccato, è che sono 7 metri, va benissimo, bravo bravo Francesco Rubino, bellissima iniziativa, eccolo qua, si è incuneato molto molto bene, 7 metri per noi e adesso è Turković che non deve sbagliare. 24 secondi per il ritorno in campo dell'altro giocatore azzurro che ristabilirà la parità numerica, mentre pronto Turković, c'è stato il cambio in porta, è uscito Popescu, è entrato Iancu, non sbaglia però, bravo Dejan, torniamo a meno 3, abbiamo sfruttato benissimo l'inferiorità numerica con due reti. Attacco della Romania, finisci, vede l'autostrada, se ne va. Adesso Rubino, attenzione, si prende 2 minuti. Eh sì, dato direttamente su... Neanche il tempo di recuperare un giocatore che adesso è uscito anche Rubino, sono praticamente adesso due i giocatori in meno per l'Italia, 5 secondi almeno di doppia inferiorità con il solito Fenici che resta a terra. Ha preso una bella botta, Fenici che oggettivamente continua con le sue incursioni a rendere difficile la vita della difesa azzurra, oltre al braccio ma soprattutto la caduta, si è sbilanciato, però sembra di gomma, eccolo qua già pronto ad attaccare. Puntuale la riproposizione che ci fornisce l'esterna Ita 77 di Napoli, guidata da Pietro Sollecchia. Fenici, Sania, ancora Fenici, palla nell'angolo, qui è semplice l'azione di Onie Yekve. Italia ancora in inferiorità numerica, praticamente 4 minuti consecutivi, che non è poco in una gara che insomma comunque è stata equilibrata, con la Romania che certamente ha fatto qualcosa di più, almeno finora. Siamo a 10 minuti e 5 secondi dalla fine del match. Turković, attenzione, ha subito un colpo al volto e forse qui oggettivamente ci è andata bene. Questa è la classica azione che dice proprio sfondato, perché con la testa è andato proprio sul petto del difensore. Però è stata una brutta botta, infatti è rimasto intontito. Turković adesso si è rialzato, tipo colpo di frusta, però ha dato rassicurazioni che non c'è problema, può seguitare tranquillamente. Naturalmente grazie anche al capo ufficio stampa della Federazione Italiana Gioco Handball, Matteo Aldamonte, che supporta come sempre questi appuntamenti della palla a mano. Sporcic, comunque grandissima organizzazione da parte del presidente del Conversano Roscino, che ha messo in piedi una bellissima manifestazione. Qui intanto Turković, niente da fare, però ha recuperato la Romania sempre in superiorità numerica. 4 le reti di vantaggio, con Radojković che continua a lamentarsi con l'arbitro. L'arbitro è impassibile, gli dà le sue spiegazioni, come è giusto che sia, senza... è giusto così. Fenici, Sania, io continuo... Non prendiamo gol da fuori, e questo è importante. Fogli sta sinceramente chiudendo tutte le parti.
diciamo che io continuo a vedere comunque una direzione arbitrale, ripeto, che non incide più di tanto, ma che ma sicuramente però, non ci dà una mano, questo ecco, è poco ma sicuro. Che però insomma siamo al completo, è andata bene, situazioni dai. Non convince. Sporcic per Maione. Penultimo appuntamento della stagione per quanto riguarda la pallamano in televisione, poi sarà anche la gara di ritorno dalla Romania domenica con il tentativo di Sporcic. Popescu, attenzione alla velocità, qui è senza neanche pensarci. Odre Jekve, classica azione da manuale, tre passaggi contropiede. È stato bello anche l'anticipo di Odre Jekve, guarda, ha visto dove era senza saltare, non ha lasciato scampo a Fovio. Di nuovo 5 reti di vantaggio per la Romania, attacca l'Italia. Sporcic, gioco fermo con tiro di punizione da parte della nazionale italiana. Maione, Sporcic, Turković, Vaccaro, ancora Sporcic a cercare Rubino che sale. Che rete che aveva peccato. Trovato, mamma che rete, è fischiato un attimo prima passi però come l'aveva messa, palla dentro per Maione, recuperato peccato. Però la Romania, il lancio in avanti di nuovo uno questo contro è uno. Mialcea si è liberato con una palombella, non so fino a che punto, non voglio sbagliarmi, ma poteva essere anche un doppio. Sei le reti di vantaggio per la Romania. Sonnere, Rubino, Sporcic a cercare Turković, Rubino messo giù. Qui se hai fischiato fallo ci potevano stare anche due minuti perché c'erano, l'ha preso, c'erano. ci poteva stare. Devo dire, ripeto, quello che ho sottolineato già dal primo tempo, non mi ha convinto questa coppia arbitrale quest'oggi. Anche se la Romania, bisogna altrettanto dire, ha mantenuto una linea costante dall'inizio del match, anche quando l'Italia si è fatta sotto non ha mai perso calma e di fatto ha gestito con personalità finora il match. Rubino, Sporcic, Maione, ancora Rubino a cercare Turković, in difesa chiudono bene, non c'è. Peccato, Maione ha regalato il pallone, adesso sta sbagliando un po' troppo l'Italia. Andata bene. Palla per la Romania, Maione subito per Sporcic, Sporcic prova ad andarsene, ha battuto. Due minuti. Due minuti per Fenici, buono per noi. Si è lamentato anche Sporcic, ha detto lo chiamate. Il due minuti è arrivata la decisione della coppia arbitrale, dunque superiorità numerica per cerchiamo gli azzurri di sfruttarlo per rientrare almeno per giocarci il finale, sì. Tutto per tutto. Maione, vediamo, tiro di punizione per Sporcic, Rubino, Rubino ancora per Sporcic, Rubino, palla dentro per Maione. Maione non sono fatti prendere, sono stati ingenui i due difensori, però molto bravo Dejan Turković a liberare completamente Maione. Sesta rete per lui. Sprezi, Sanja, Onje Jekve, Sanja, Spreci. Si fa vedere anche Mialcea,
ha potuto ruotare tanti uomini il commissario tecnico rumeno. Qui la palla della Romania, è stato bravo Dejan, non è riuscito a tenerla, aveva intuito il passaggio al pivot. Ancora Romania in attacco che ci vuole parlare su. Time out. Dunque torniamo in campo noi. Come prima, ok? D'accordo. Rimaniamo alti, attenzione ai tagli che non escono fuori, i primi non uscite fuori. Rimanete in linea. E in attacco abbiamo ancora un minuto, ovvero avremo tempo ancora per un attacco. State tranquilli quando lo fate. Se non andiamo, se non va alla prima, rimanete due pivot, come aspettate? Si aprono e rimane mai un solo. D'accordo? Provo a perdere palla. Andiamo! Italiani! Franco Ghion. Sì, è l'indicazione giusta, cercare di isolare i difensori della Romania contro Magnone e lasciargli l'uno contro uno, perché se così è come è successo l'azione precedente con Turković che ha dato palla a Magnone nell'uno contro uno e non lo tengono. Attacco da parte della nazionale rumena con Cispreci, Sania, siamo a meno di 5 minuti, con ancora superiore numerica degli azzurri, va alla conclusione, trova una rete importante Ghita. Un po' facile questa rete. Sporcic. Il turco è uscito un attimino più tardi, peccato. Radovicic, Turković, Sporcic. Attacco. Bravo. Ora Magnone. Rischiato invasione. Invasione. Grandissima azione di Dejan. Comunque che non ha prodotto molti effetti. La Romania ha segnato, ha recuperato anche un pallone. Adesso sta per rientrare anche Kovač. Ecco qui, dunque Romania che ha superato un ultimo scoglio che poteva essere un po' più difficile e dunque si avvia di fatto a portare a casa una vittoria certamente molto pesante. Qui ancora Fovio su Pistesi. Molto bravo Vito oggi. Veramente molto molto bravo, da fuori non ha preso gol, è stato seguiamo Turković, trova la rete Turković, vediamo un po' l'orgoglio azzurro in questo finale. Quinta rete per Dejan Turković. Però tre minuti e mezzo, un po' poco contro questa Romania. Sania, Onye Yekve. Sania, Cispreci, ha perso il pallone, lo ha recuperato Venturi, la palla è dentro per Vaccaro, uno contro uno, rete! Sania che ha recuperato un buon pallone qua. Prima rete per Vaccaro. Sania, Cispreci, sfondamento, altra palla recuperata per l'Italia. Che deve naturalmente... Ha bloccato una seconda fase, l'arbitro non è stata una scelta intelligente. Cioè lui è rimasto per terra, ha lasciato perdere in contropiede. Vedi Radojkovic, si sta lamentando il delegato EHF Dilmen. Già facciamo tantissima fatica a andare su, bloccare un contropiede per... È chiaro che per l'Italia è importante anche il punteggio naturalmente. Non è stata una scelta intelligente in questo caso da parte dell'arbitro. Ma ripeto, è inutile insomma tornarci troppo sopra, è sicuramente una direzione arbitrale che a mio parere è stata insufficiente, al di là del fatto casalingo. No, casalingo nel senso che dare il giusto. Sporcic, Radovčić.
Rubino, prova lui, Murata la sua conclusione. In attacco sempre l'Italia. Rubino. Time out chiamato dall'Italia. Dunque noi torniamo in campo. Si lamentano i croati. Sicuramente derby con il serbo non positivo tra parte di Sporcic e Turković. 4 con scalare il ritorno. Voglio vedere questo. D'accordo? Lascia subito la palla. Non andare verso il centro. Stai largo e subito scalare. D'accordo? Gli ultimi 3 minuti. Corriamo! Corriamo adesso! Vai, 3 minuti! Andiamo! Italiani! 4 reti da recuperare per gli azzurri. Una partita che lascia una sensazione un po' di amarezza finora, perché è come se ci fosse stato un po' il freno a mano tirato. Ma diciamo che i ragazzi hanno dato veramente tutto. Si può dire niente per la prestazione. La Romania è una squadra forte fisicamente, forte in difesa. Non è facile affrontarli, soprattutto adesso il ritorno sarà molto dura. Seguiamo però questo finale, seguiamolo. Rubino, niente ancora da fare. Popescu. Popescu ha chiuso meno di 2 minuti. Non è Jevke, Sagna. Chiaro che vogliono gestire adesso meno di 2 minuti, 4 gol avanti. Fenici, Sagna. Fenici nell'angolo, rete, ha trovato la rete con Malcea, che da quando è entrato è stato molto, ha fatto un 3 su 3 propositivo. Ecco che rivediamo qui, nulla da fare per Fovio. Rubino, Sporcic, Turković. Rubino dentro per Maione. Peccato, perso il pallone, altrimenti si era girato bene Pasquale. Siamo ai titoli di coda. Attenzione a Sporcic, va lui, para Popescu. Romania che dunque chiude in attacco. Romania che in questo doppio confronto conquista un primo sicuramente risultato importante, la vittoria in Italia qui a Conversano, che vuole dire molto in ottica ritorno. Qui intanto ancora la rete di Novak. Settima rete per lui, grandissima prestazione. Eh sì, il migliore. Finisce così 28-22, un'Italia che aveva dato dei segnali nel corso del secondo tempo, ma insomma subisce un passivo importante. E che fisicamente gli ultimi 15 minuti non abbiamo retto la potenzialità fisica della Romania. Adesso è chiaro che non è che bisogna farsi illusioni, è molto più dura in Romania cercare di cambiare il risultato. Rimane qualche rimpianto, rimpianto per e anche per la prestazione soprattutto degli arbitri, che secondo me non è che mi ha convinto moltissimo, non è che cambiava tanto, non è che hanno influito, inciso nel risultato, però quella timidezza di troppo forse i primi 15 minuti, sì, l'abbiamo giocato male, molto un po' male, anche il match, fermo restando che la Romania comunque ha dimostrato, diciamo, la buona potenzialità. Squadra forte fisicamente, terzini che sono stati limitati soprattutto dalla grandissima prestazione, non dimentichiamo di Vito Fovio, da fuori praticamente l'hanno segnato, pivot, ali e contropiede, da fuori abbiamo tenuto, però è chiaro che se chiudi da una parte si apre un'altra, fisicamente è una buonissima nazionale. Va bene, dunque noi siamo in chiusura, io ringrazio la squadra esterna di Napoli, Ita 77, che è stata guidata dal nostro Pietro Sollecchia. Grazie a Franco Chionchio, a ci risentiamo naturalmente per la gara di ritorno, la gara
che ci sarà in Romania e che deciderà di fatto poi la qualificazione al turno successivo per questi campionati europei di Croazia 2018. Romania che ha vinto 28-22 qui al Pala San Giacomo di Conversano. Abbiamo finito, è tutto, buon proseguimento con i programmi della rete. Thank you.